Angelo Massaro, 22 anni fa, in questi giorni, l'arresto. Ma perché l'arrestarono? Perché mi arrestarono? Perché mi arrestarono per un presunto omicidio, per una sola parola, o meglio, una vocale mal interpretata. Ma l'accusa fondamentale era omicidio, ma esattamente una vocale in una frase, che cosa era c'era? Avevano scambiato una S con una T. Io in pratica chiamai mia moglie per dire di preparare il bambino per l'asilo, dicendo che trasportavo sto muerto, che sarebbe una cosa ingombrante sul carrello. E loro hanno scambiato muerto. Però è impossibile, o meglio assurdo, pensare che un padre di famiglia abbia detto alla propria moglie di trasportare un cadavere su un carrello alle 8:30 del mattino da un paese ad un altro. Per questa accusa, per questo errore giudiziario, quanti anni in carcere è stato? Io ho fatto da innocente, totalmente innocente, 14, anche se comunque 21 l'ho trascorsi col pregiudizio di essere accusato di questo, da innocente di questo presunto omicidio. Ma perché ci è voluto tanto tempo per essere riconosciuto innocente? Perché ci è voluto molto tempo per essere riconosciuto innocente, perché abbiamo dovuto raccogliere tutte le, con le indagini difensive, tutta la documentazione che comunque erano già a conoscenza degli inquirenti durante il processo. E poi vari avvocati, alcuni ci hanno detto che non si poteva fare, comunque abbiamo trovato delle difficoltà oggettive nel reperire tutto il materiale necessario al approntare la revisione. Ma lei ha parlato più volte di un ostacolo che le è stato posto dalle istituzioni. Che intende? Che cosa intende? L'ostacolo sarebbe in pratica durante la mia detenzione, e questo è il sistema che funziona così, il sistema penitenziario, varie educatrici, sia di Melfi che Catanzaro, mi hanno chiesto l'ammissione di colpa, o meglio, ma in gergo tecnico la chiamano revisione critica del passato deviante. In pratica significa che una persona innocente avrei dovuto accusarmi di un reato che non nemmeno mai pensato di commettere per poter avere dei benefici penitenziari. E io mi chiedevo, ma di quali benefici parliamo? Di quale reato devo commettere se io sono innocente per poter uscire, per avere benefici? E poi questa situazione crea un po' un paradosso, perché se uno è innocente deve riconoscere un reato che non ha commesso, ma chi è invece colpevole può far finta di pentirsi per avere dei benefici che non gli spettano. Sì, è un paradosso semplicemente perché effettivamente, come ha detto lei, in pratica se io sono colpevole di 3 omicidi, vado dall'educatrice, mi dico che sono colpevole, mi dispiace, l'equipe può mettere, come prevede il regolamento penitenziario, ordinamento, il parere favorevole all'eventuale beneficio penitenziario, a prescindere poi se il magistrato le concede o meno. Un innocente invece, con un solo omicidio, che magari ha 3, 4, 10, 15, 20 anni, 24 come nel mio caso da scontare, che aveva quasi finito, è costretto a non dire, o meglio, a non poter dire che è colpevole, perché un innocente non può accusarsi di qualcosa che non ha fatto e quindi scontare tutta la condanna fino all'ultimo giorno. Questo è il paradosso. Il colpevole esce, l'innocente no. A proposito dei 21 anni complessivi di carcere che lei ha scontato, ma che quali danni hanno lasciato sulla sua persona, direttamente su lei stesso? Guardi, io sono uscito distrutto dal carcere. Il carcere è una cosa che ti entra dentro, una volta ti entra nel sangue, nella mente, ce l'hai nel corpo, non ti dimentichi più. Hai l'incubo la notte, io soffro di manie ossessive compulsive, soffro di disturbi gastrici, ansia, sono ancora in terapia con psicofarmaci. Il mio problema neurologico scaturito dalla detenzione ingiusta, dalla rabbia di essere ingiustamente accusato, è stato diagnosticato in 7 istituti diversi da ben 11 psichiatri dell'amministrazione penitenziaria. Non ci sono parole, solo chi ha provato a fare 21 anni di carcere e nel modo come l'ho fatto io, lontano dalla famiglia, può capire quello che provo. Ha parlato della sua famiglia, i danni ovviamente, oltre che su di lei, si sono fatti sentire molto pesantemente anche sulla famiglia. In che modo? Allora, i ragazzi, intanto io per gli ultimi 9 anni, dall'ultima volta ho visto i miei figli nel 2008. A causa di depressione e problemi di salute non potevo viaggiare, quindi 2008, 2017 non li ho mai potuto vedere.
9 anni non ho mai visto i miei figli, sono stati in depressione, sono stati male, così come anche mia moglie, la mia famiglia, e ci siamo indebitati per poter lottare, per poter portare l'attenzione anche di chi non voleva sentire dell'innocenza e di come ero stato arrestato, perché questo è l'assurdità dell'accusa, il motivo, come sono stato arrestato, per quale motivo, l'accusa. C'è stata una persona, specialmente negli ultimi anni, nell'ultima fase della sua vicenda giudiziaria, che le è stata particolarmente vicino e che ormai è diventato un punto di riferimento, l'avvocato, il suo avvocato. Ne vogliamo parlare? Che ruolo ha avuto? Allora, intanto l'avvocato Maggio ha fatto un grandissima persona, prima di ogni cosa. Persona sia come avvocato che come persona proprio umana. Quando ha visto la mia situazione, ha letto il processo, si è meravigliato, ha detto: ma come fai a stare in carcere? Ha lottato con me nel fare revisione, guardate, una persona straordinaria. E non ci sono parole per ringraziarlo. Un'ultima cosa, con tutta questa vicenda ci si aspetterebbe che qualcuno le abbia mai chiesto scusa. È mai successo? Qualcuno le ha mai chiesto scusa? In verità, se qualcuno mi ha mai chiesto scusa, sono ancora in attesa che qualcuno venga a chiedermi scusa, anche un confronto per capire e per farmi capire perché sono stato arrestato e se qualcuno vorrebbe capire perché sono stato assolto dopo successivamente. Quali erano le prove che noi abbiamo scoperto e che gli inquirenti ormai penso che conoscevano già. C'è mai stato un magistrato, non dico ovviamente l'avvocato perché è il suo ruolo, ma un magistrato che si è mostrato un po' più comprensivo nei suoi confronti rispetto a tutta la sua vicenda? Se ci sono stati magistrati, guarda, io ho scritto dal Presidente della Repubblica all'ultimo degli onorevoli, completamente ignorato. Un solo magistrato e mi ha commosso e mi ha fatto ritrovare fiducia nella giustizia è il sostituto procuratore di Catanzaro che ha chiesto lui stesso l'assoluzione perché ha evidenziato i gravi errori commessi sia in fase di indagine che sia in fase processuale. Questa persona io l'ho ringraziata, lui mi ha semplicemente risposto: ho reso giustizia a un'ingiustizia che l'avevano fatto, ho fatto solo il mio dovere. Queste parole valgono più, non so, significano tanto e mi hanno fatto ritrovare fiducia nella giustizia. Quindi, dopo questa vicenda così tragica, lei ha provato, sta recuperando fiducia nella giustizia, ma cosa insegna, cosa insegnerà ai suoi figli? Che rapporto avranno con la giustizia i suoi figli? Intanto rispettare le leggi, come oggi sto facendo io, come pretendo da loro. Rispetto alla giustizia, rispetto dei giudici, rispetto alle istituzioni, e soprattutto lavorare onestamente. Ci sono due persone che nella tua vicenda giudiziaria, oltre naturalmente alla tua famiglia, si sono rivelate fondamentali. Ce ne vuoi parlare? Sì, due persone sono rivelate fondamentali, sono i miei avvocati. Il primo, l'avvocato Salvatore Maggio, che mi ha sopportato tutte le mie domande, mille domande, come normalmente farebbe chiunque innocente che è pieno dei dubbi e dell'ansia. E il secondo avvocato, l'avvocato Salvatore Stagliano di Catanzaro, che comunque più freddo, non, mi diceva: stati tranquillo, non ti preoccupare, parla tranquillo, si risolverà tutto, perché entrambi erano assolutamente convinti della mia innocenza.